La nostra speaker si è dimenticata che non l'ha visto, che è arrivato l'onorevole Giuseppe Maestro, che salutiamo. Quelle delle politiche sociali occorrerebbe un convegno a parte perché è talmente vasto e complicato che non basta questo poco tempo. Infatti io farò dei piccoli flash per indicare un attimo dove stanno le bugie. E non dico dove sta la verità, ma la verità ce la facciamo con la nostra opinione e con il nostro giudizio. E comunque parto sempre da una premessa. Noi siamo una democrazia compiuta e naturalmente chi viene eletto deve governare. E questo diritto a governare lo riceve dalle urne, però non basta questa legittimazione. Lo deve dimostrare giorno per giorno sapendo risolvere i problemi che si presentano alla cittadina, alla cittadinanza, i problemi che bisogna risolvere giorno per giorno. E a noi sembra che questo sindaco non sia in grado di poter risolvere questi problemi, anzi, veramente è tutto l'inverso. Questo sindaco sta fabbricando favole per i cittadini spettatori. Noi siamo in una città dove tutto va bene, se si leggono le interviste al sindaco, si vedono i suoi spot pubblicitari in televisione, va tutto bene. Quello che va male è perché fa parte delle vecchie amministrazioni. A questo punto ci cadono le braccia perché dopo noi diciamo quasi 3 anni, però per essere precisi sono 2 anni e 6 mesi che governa. Quindi a un certo punto è una storiella che dovrebbe finire. Io faccio dei piccoli flash, le bugie del sindaco. Il sindaco su tutti i giornali, televisioni, si apre il pronto soccorso a Casoria, il pronto soccorso a Casoria è pronto, è aperto. Una bugia talmente grande che non sappiamo dove attirarci. Lui non ha fatto altro, cioè il comune non ha fatto altro che rilasciare una semplice autorizzazione all'esercizio del pronto soccorso. Ciò non basta, perché il sindaco, se è interessato presso la regione, se Casoria rientra nel piano sanitario regionale, non si sa. Questo in regione ancora non lo sanno. Quindi il pronto soccorso è al di là da venire a Casoria. Ha voglia di dire i nostri figli adesso nasceranno nuovamente a Casoria? Speriamo, ma chissà fra quanto, forse i nostri nipoti, sempre se sarà approvato. Un flash ultimo dalla provincia, un flash su Gandhi. Su Gandhi anche se ne parla da anni ed è una spina per gli alunni, per i professori, per i genitori che devono andare a casa datore e via dicendo. E qui la provincia ha risposto al sindaco, ha mandato ogni volta tutte le risposte. Allora, il Gandhi non aprirà prima del 2012, giugno 2012. Se tutto va bene non ci saranno altri indugi. È previsto per il 17 settembre 2011, dovrebbero finire i lavori. Però il dirigente si prenderà altri 9 mesi, si prenderà altri 9 mesi per varie problematiche che sono sorte. È un lavoro che costa 3 milioni di euro e fino ad ora sono stati spesi 1 milione e 800 mila. Però la provincia tramite l'assessore e il dirigente aveva promesso per il 7 gennaio la consegna di 10 aule, così non ci sarebbero stati doppi turni e non ci sarebbe stato il problema di andare a casa datore. Oggi ne abbiamo 31 gennaio, le aule non sono state consegnate. Sapete perché le aule non sono state consegnate? Non lo dico subito. Allora, manca per poter essere consegnato il nuovo blocco unicamente l'allacciamento alla rete gas e l'attivazione della regolazione della Enel Gas. Questo è il motivo. Occorrono attaccare meno di 2 metri. Serve l'esitazione dell'allaccio di meno di 2 metri. Questo il sindaco lo sa. Il sindaco è stato telefonato più volte affinché intervenisse con l'Enel Gas, perché è una società che agisce sul territorio. Naturalmente poteva influenzare questi lavori e farli sentire. Quindi, dalla data di questi lavori potrebbero essere necessari fino a 60 giorni per l'esecuzione del servizio richiesto.
Per tale motivo, essendo la condotta anticipata del nuovo blocco in ampliamento collegata a condizioni a tale allacciamento, che non ha data certa, non si può prevedere precisamente una data di consegna e non si può fissare unicamente una data ragionevolmente presumibile entro il mese di marzo prossimo venturo, cioè un allacciamento di 2 metri. Questo, se non riesce a risolverlo un sindaco di 80.000, 88, quasi 100.000 abitanti, non so chi lo deve risolvere. Un altro piccolo flash per lasciare spazio a tutti quanti dopo. È una questione che interessa tutti, ha interessato tutti, continua a interessare tutti, ed è la centrale biomasse che dovrebbe nascere ad Arpino. Su questa centrale biomasse si è fatto un parlare enorme, controversie, contrapposizioni anche all'interno dello stesso schieramento, ma tutta la storia nasce a giugno del 2010. Perché nasce a giugno del 2010? Perché solo allora si è venuto a sapere, tramite il consigliere Mariano Merlo, che c'era un'autorizzazione da parte del comune di Casoria, che è del 27 febbraio 2009, che ha partecipato a una conferenza dei servizi il giorno 25 settembre 2008. Vi prego un attimo di ricordare le date, perché in tutta questa storia, in tutta questa favola che gira questi giorni, ne sono importanti le date. Comunque, il 25 settembre 2008 il comune di Casoria dà l'autorizzazione a una costruzione di centrale biomassa di 8,7 MW. Cosa succede? Venuto a sapere di questa centrale a biomassa, naturalmente i cittadini si attivano. Il 25 settembre c'è stata la conferenza dei servizi, il 27 febbraio il parere favorevole. A ottobre del 2010 c'è un'interrogazione del consigliere Marino, un'interrogazione che sta qua per fare un'interrogazione. Dopo l'interrogazione si chiede un consiglio comunale ad hoc che si effettua il 16 novembre. Prima del 16 novembre, già sul blog del sindaco, gira un filmato che poi fa proiettare nel consiglio comunale. E il titolo è Una decisione da prendere insieme per la tutela dell'ambiente. E in questo video si fa implicitamente risalire la progettazione della centrale alle passate amministrazioni di centro-sinistra. Naturalmente il video scatena l'ira del pubblico, questo è un giornale che lo dice, che invoca le dimissioni e la proiezione interrotta tra Urlo e Fischi. Ministro alle strette prende l'impegno di fermare i lavori. Dice, entro 10 giorni io fermerò i lavori. Cosa fa il sindaco? Tronfio, con le sue idee di essere l'unico a capire, a fare, a voler comandare, scrive alla regione. Scrive alla regione e chiede un tavolo tecnico, una conferenza, una nuova conferenza dei servizi. Giustamente la regione, l'ARI, la chiede all'ARI, la nuova regione, la chiede all'ARI. L'ARI, di tutta risposta, dice, tu non sei competente per chiedere questa conferenza dei servizi. Ormai tu hai dato l'autorizzazione, noi abbiamo l'autorizzazione della regione, ci sono tutte le carte in regola, noi andiamo avanti, anche con veemenza, perché dice che se tu ci blocchi, noi chiederemo il risarcimento danni, perché noi stiamo a posto. Allora, il sindaco cosa fa? Chiede audizione alla regione, scrive la regione vuole essere invitato. Il giorno viene convocato per il 2 dicembre dal dottor Luciano Califano, responsabile del procedimento. Secondo voi il sindaco che fa? Non si presenta, non si presenta, probabilmente in più importanti. E si difende dicendo, ma questo Califano chi è? E certamente non è all'altezza del sindaco. E la cosa incomincia un po' a trascendere, perché c'è una contrapposizione tra l'ARIN e il sindaco, tra il sindaco e la regione. Da presente che in tutto questo tempo il sindaco ha scritto alla regione, alla prefettura, a carabinieri, polizia, nessuno gli ha risposto. Allora il sindaco naturalmente si è innervosito, dice come è possibile? Allora, noi dell'ARIN abbiamo inviato una lettera, semplice lettera da
da normali cittadini, filmata da Sandro Tommaso Casillo, Giorgio Giuseppe Mais, Enzo Garfo di Samarra, al presidente Maurizio Bavaglio, presidente dell'ARI, in cui chiedeva delicatamente di fare un incontro istituzionale tra il sindaco ed i consiglieri comunali. Punto, niente di più. Ha riuscito. Il sindaco cosa fa? Il sindaco rivincato scrive che lui non è disposto a partecipare a questo incontro, visto che gli è stato negato un primo incontro. Allora a questo punto il problema come lo si vuole risolvere? Ancora non lo sappiamo. Però una cosa importante che volevo leggervi. Allora, lo scrivente ha più volte sollecitato la Regione Campania perché disponesse la convocazione urgente della conferenza dei servizi con la partecipazione di tutti gli enti e i soggetti istituzionali, perché Casoria Arpino, un quartiere molto popoloso, abitato da 35.000 persone, dove dovrebbe essere installato il segnale di impianto alimentato a biomassa, hanno assunto, sentite, una posizione di violento contrasto avverso le tratta costruzioni. Quindi che cosa fa il sindaco? Manifesta la propria perplessità circa le determinazioni della vostra nota e si fa carico di un'istanza i cui sottoscrittori chiedono al presidente dell'ARI di promuovere un incontro con l'amministrazione comunale. Trattasi di una circostanza singolare. Per il sindaco è una cosa singolare che dei liberi cittadini chiedono di poter risolvere un problema per la città, cosa che a lui non riesce. Ebbene, deve rappresentarsi perciò il rammarico che solo oggi, grazie ad interlocutori evidentemente più persuasivi, si è espressa la necessità di un incontro con l'amministrazione di cui si rappresenta francamente l'inutilità. Allora, da Califano non ci vuole andare, con l'ARI non vuole parlare. E allora che cosa fa il sindaco? Giustamente, il sindaco è lui il primo attore, fa un'ordinanza, fa l'ordinanza numero 288. In questa ordinanza, io non voglio rubare troppo tempo perché penso che tutti vorrete parlare dopo, quindi sarò molto molto breve. Ci sono tantissime contraddizioni. Allora, premesso che il progetto della realizzazione del suddetto impianto ha scatenato violentissime proteste e reazioni della popolazione residente in Casoria Arpino avverse alla realizzazione. Questa è bella, eh? Allora, l'autorizzazione si dà, abbiamo detto, il 27 febbraio 2009. Oggi dice, la località dove dovrebbe sorgere detto impianto non è idonea, dato che la zona Rufrano-Casoria è fortemente urbanizzata, oltre 35.000 residenti, con la contestuale presenza di complessi edilizi per civili e abitazioni, scuole, ufficio postale, strutture sanitarie, chiesa, centro commerciale. Scusate, ma Casoria Arpino è nato un anno fa. C'erano già queste strutture quando ha dato l'autorizzazione. Questo è veramente una cosa da schizofrenici. Il problema, ammesso che il problema è stato oggetto nel settembre 2010 di un acceso dibattito in una seduta del Consiglio Comunale convocata ad hoc con la partecipazione e l'intervento diretto dei cittadini. E già in detta seduta si sono avuti momenti di tensione e di scontri della cittadinanza. Ci sono stati atti di violenza da parte di alcuni cittadini. Risulta che due ragazzi volevano entrare nel Consiglio Comunale, la sala era piena e i vigili urbani li hanno vietati di entrare. Questo è successo. Niente di più. Una diversa ubicazione dentro impianto, tenuto conto del fermo proposito dei cittadini di non farlo costruire, questa è bella, anche attraverso la messa in esecuzione di azioni di protesta coordinate ed organizzate a carattere violento e coercitivo. Io queste cose sinceramente non le ho viste, io conosco perché fanno parte del comitato di nuovo alla centrale biomassa, sono riunioni dove ho partecipato pure io, ho partecipato Giosuè, partecipato Tommaso Casillo, stavo parlando dei liberi cittadini, tutta questa violenza, questa coercizione, sinceramente non l'abbiamo vista.
visto che tali detenzioni sono concrete e non prorogabili, con gravissime attuale pericolo per l'incolumità pubblica, la pace sociale e la sicurezza dei cittadini di Casoria. Ah, dove stiamo? In Egitto. Sembra di stare in Egitto in questi giorni, che tutto quello che sta succedendo. Stringi, subito. Allora, no, volevo far dire, cioè, tralascio tantissime cose, per esempio un atto di violenza, questa è bellissima, dopo che dici che c'è tutta questa violenza, alla luce degli sviluppi che hanno assunto le forme di proteste che stanno recentemente evidenziate, alle quali si aggiunge a non poche ore prima dell'emissione di questo provvedimento l'esibizione di bandiere attaccate ai barconi recanti slogan contro la città e tutta la zona interessata. Questa è una violenza assurda, mettere la bandiera a un balcone. Bene, allora io vi tralascio tutto il resto, però vi leggo il finale, perché giustamente questa è un'ordinanza del sindaco e va rispettata. L'ordinanza dice che il sindaco, visto le leggi, eccetera, 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 la sospensione immediata di questa centrale, di tutte le attività inerenti a qualsiasi opera relativa alla costruzione della centrale di vita da biomassa, per i motivi su esposti, imprevisti, che si intendono quindi realmente riportati e trascritti, sapete per quanto? Fino alla scadenza del termine di 3 mesi. Cioè lui blocca i lavori per 3 mesi. Lavori che non sono stati ancora iniziati, quindi questa centrale non è ancora costruita, però guarda caso sabato è spuntato una gru dove dovrebbe venire questa centrale a biomassa. Questo per dire un po' le varie bugie che girano e che fanno, e per proteggere la libertà dei cittadini, perché la libertà dei cittadini è anche di non essere ingannati dal potere e di vivere uno spazio politico trasparente, pubblico e condiviso. Noi contestiamo la favola dell'uomo al comando che con la bacchetta magica da direttore risolve i problemi di un'orchestra che non sa suonare. Per noi vale la sintonia di una classe dirigente nella quale la competenza di ciascuno si sommano al progetto di tutti. Non vogliamo essere cittadini ridotti a spettatori che non possono esercitare il diritto di critica, di fare domande e di avere risposte. Noi siamo per la verità. E l'unica verità a cui la politica democratica possa aspirare, quella che nasce una comunità politica dal libero confronto, i cittadini liberi dall'inganno e dalla manipolazione. Quindi il nostro obiettivo è quello di riportare Casoria ad una città normale, democratica e plurale, dove la trasparenza e il cittadino siano al primo posto. Grazie.